Carla degli Esposti, un focus su un tema molto preciso, un tema che mi è, come dire, particolarmente caro data la mia doppia professione, è sul problema dell'immigrazione. Grazie. Dico subito che sono un'insegnante di scuola media, così. Ecco, non aggiungo altro. Nessuno, esatto. L'immigrazione in Italia negli ultimi anni. Ecco, alla fine degli anni Ottanta il fenomeno migratorio era diventato molto rilevante nel nostro paese. E più frequentemente nell'Italia del Nord, dove la Lega diventava sempre più forte, ma anche nelle altre parti d'Italia, si registravano atti di razzismo. E così, nel giugno del 90, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istat organizza una conferenza nazionale sull'immigrazione e presenta un documento, Immigrati presenti in Italia. Una stima per l'anno 1989. Il numero degli immigrati regolari presenti in Italia era allora 1.144.000. Nello stesso anno esce la legge Martelli. Si tratta del primo intervento che disciplina in maniera organica la materia dell'immigrazione, introducendo disposizioni relative a ingresso, soggiorno, espulsione e diritto di asilo. 10 anni dopo, nel 2002, esce la Bossi-Fini. Il numero degli stranieri presenti è circa 1,5 milioni. Ora, fonti autorevoli quali l'Istat e anche la Caritas, che ogni anno fa uscire il dossier immigrazione, nelle loro pubblicazioni scrivono che il numero degli immigrati in Italia al 1 gennaio 2009 è 3.900.000. In 20 anni sono quasi quadruplicati, da cui gli ultimi provvedimenti del governo sui respingimenti alle frontiere. Ora questo numero cambia di giorno in giorno, come si dice sempre, i numeri sono in evoluzione, quindi non è più buono, ecco. Però noi facciamo riferimento, insomma, a questo perché dobbiamo in qualche modo basarci su dati certi, su dati pubblicati e soprattutto su dati relativi allo stesso periodo. E questo numero è aumentato, è aumentato, eppure il razzismo è aumentato. Basta pensare ai gravissimi fatti di Rosarno al sud e all'operazione White Christmas al nord. Ecco, siamo davanti a un dato assoluto. Ci chiediamo, 3.900.000 è un numero grande o un numero piccolo? Qualcuno già prima ha citato questa cosa. È bella domanda. Io ho insegnato per tanti anni ad alunni stranieri e ho scoperto che per capire un numero loro lo associano sempre ai soldi. E penso che anche noi, tutto sommato, inconsapevolmente, facciamo questo. Perciò 4 milioni è un numero grandissimo, un numero enorme. È difficile scalzare questa convinzione, chiamiamolo pregiudizio, perché questo numero così a pelle, a sensazione, ci spaventa tanto. 4 milioni di stranieri, ma sono troppi, si sente dire, no? Basta, basta, ci portano via il lavoro, fanno salire il costo degli affitti, aumentano la criminalità. Da una recente indagine internazionale risulta che gli italiani hanno l'idea, la percezione, che gli immigrati in Italia siano il 23% della popolazione residente italiana, cioè uno su quattro. Certo che gli italiani, pardon, che gli immigrati sono molto visibili. Prendono i mezzi pubblici, hanno le bancarelle per strada, fanno i camerieri nei bar, ristoranti, portano a spasso gli anziani e poi vanno a fare la spesa, la domenica si incontrano all'aperto. Insomma, quelli che ci sono li vediamo tutti. Non stanno chiusi in macchina come noi o in ufficio. E quindi sul dato assoluto 3.900.000 e su quello percepito 23% si innescano fenomeni di intolleranza.
Il dato giusto che dovrebbe essere diffuso è il dato relativo, il dato percentuale, cioè il rapporto che c'è fra il numero degli stranieri presenti e il numero della popolazione italiana. E questo rapporto è solo il 6,5%, altro che 23%. Quindi dato assoluto, dato percepito, dato relativo percentuale. Ecco, io devo dire che mi arrabbio sempre un po' quando la scuola, io sono un'insegnante, sono sempre stata un'insegnante, quando la scuola viene ritenuta responsabile un po' di tutto quello che di male c'è nella società. I ragazzi non portano il casco sul motorino, si sballano il sabato sera, compiono atti di bullismo, ci deve pensare la scuola. E ovviamente è impossibile oggi, con il pressing che i media fanno sui giovani, che la scuola si possa fare carico di tutto questo. Però, lo dico agli insegnanti, però qualcosa la possiamo fare, anche noi professori di matematica. Perché non dobbiamo negarci che deleghiamo sempre il collega di lettere o di storia e di filosofia ad affrontare problematiche sociali, l'educazione alla legalità e via dicendo. Sulla locandina di questo seminario c'è scritto insegnare e apprendere la statistica. Nella quotidianità del nostro lavoro di insegnanti, purtroppo dobbiamo constatare che non sempre è conseguenziale insegnare e apprendere. Intendo dire che può accadere che noi insegniamo, ma gli alunni non apprendono. Purtroppo è così. Io, lo dico sempre, ho avuto la fortuna di imparare a insegnare facendo tirocinio nelle classi di Emma Castelnuovo. E ho capito che si impara se l'oggetto dell'apprendimento lo studente lo sente vicino a sé, ne è già stato parlato, vicino alla sua esperienza, alla sua realtà, insomma che dobbiamo portare gli allievi a osservare il mondo che ci circonda con gli occhi della matematica. E la statistica ci aiuta. Può accadere, per esempio, che a seguito di una notizia di cronaca di un pestaggio di un immigrato, commentata in modo poco civile dagli studenti, io posso chiedere, per esempio, se insegno a Roma, ragazzi, quanti di voi hanno i genitori che sono nati a Roma? Poi gli dico di andare a casa e di informarsi se per caso un loro parente lontano o anche di oggi sia mai andato all'estero per cercare lavoro. Ecco, io posso assicurare che questa piccola, apparentemente ridicola e poco scientifica indagine mi ha portato a concludere con grande sorpresa che la stragrande maggioranza di noi è migrante, sia pure sul territorio italiano. Io penso che anche fra i presenti, io per prima alzerei la mano, per esempio, ci sarebbero parecchie mani alzate. Ecco, allora ci domandiamo perché questi spostamenti dentro l'Italia, dall'Italia e verso l'Italia. Il prodotto interno lordo e il reddito pro capite delle varie zone del mondo ci mostrano che la causa principale è la povertà. Quando l'Italia era un paese povero, molti partivano in cerca di fortuna e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Ora la situazione è cambiata in Italia ed è migliore e quindi siamo diventati meta di flussi migratori. Ecco, io dico sempre, impariamo a leggere e a interpretare i dati alla scuola media, certo, cominciamo dalla scuola media, perché dietro a questi numeri i ragazzi lo capiscono e quindi i numeri diventano caldi, si scaldano. Ci sono persone in carne e ossa, i loro nonni, i fratelli, i nostri figli, espatriati per trovare lavoro, e persone di altri paesi immigrate qui da noi per lo stesso motivo. Un'altra causa importante è la guerra. E ce lo dicono i dati relativi alle nazionalità dei richiedenti asilo nel nostro paese. È incredibile come negli anni questi numeri siano cambiati, proprio se noi li andiamo a vedere, a seguito di conflitti nazionali o internazionali, dittature, pulizie etniche. L'ho già detto, credo che ho insegnato nei miei ultimi anni agli studenti stranieri e penso ai miei numerosi studenti sudanesi, somali, eritrei e a tutti gli afghani che ultimamente stanno veramente venendo in Italia e alle loro sconcertanti storie. Ecco, io chiudo con una riflessione. Non sono un'esperta in statistica e mi sono avventurata con timore e cautela fra tutti quei dati pubblicati.
pubblicati dalle varie istituzioni. A volte gli insegnanti forse si fanno prendere da questa paura e gettano la spugna. Insegnare la statistica usando ovviamente gli strumenti adeguati alla classe che si ha davanti non fa perdere tempo agli studenti, non fa rimanere indietro con il programma. Questo proprio deve essere chiaro. Anzi, è un'eccellente opportunità per costruire le competenze, in quanto si utilizzano conoscenze matematiche in un contesto reale. E così, indagando su argomenti di carattere sociale, che non deleghiamo quindi più solamente ad altri insegnanti, si educa al rispetto, si educa alla convivenza civile, alla solidarietà sociale, insomma, anche attraverso la statistica, si può educare alla pace. Grazie.